ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con il nome di studybreak2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Nel video di oggi vi mostrerò cosa c'è dentro la mia nuovissima borsa universitaria. Nuovissima, bellissima, la adoro. Me l'ha regalata la mia carissima amica Elisa, che si sta guardando questo video, la saluto, quindi ciao Elisa. Me l'ha regalata per il mio compleanno, che è passato da qualche settimana, diciamo. È stato qualche settimana fa, quindi mi ha fatto questo regalo, che era una borsa che desideravo davvero davvero tanto. E ve la mostro. È questa qua. Ragazzi, è bellissima, io a me piace questo genere di borse. È di un colore rosa chiaro tendente al beige. Adesso non so proprio definirlo, perché dal vivo sembra sia un misto tra un rosa tenuissimo e un beige. La particolarità di questa borsa risiede anche all'interno, perché praticamente, come potete vedere, è di un acceso giallo polenta, che tra l'altro è il mio colore preferito di evidenziatori della Stabilo. E un'altra cosa particolare di questa borsa è il taglio che ha qua nella parte alta, tutto fatto in questo modo, a mo' di nuvoletta, che mi piace molto. Un'altra cosa, diciamo, particolare, che in molti di voi magari conoscono, perché vi ho fatto vedere anche nella borsa oro che ho, e al stesso, diciamo, lo stesso modello, è questa tasca interna che è attaccata alla borsa. E in questa tasca solitamente ci metto dentro il necessaire, come i fazzoletti, le salviettine intime, e non vi dico altro perché ve lo mostrerò proprio nel video. Ho deciso di fare questo video perché è la borsa che sto utilizzando in questi giorni per andare su in università a studiare. Mi ci sto trovando davvero molto bene. E niente, quindi direi di partire col video. Come ho detto prima, io direi di partire con la bustina interna, che è questa qua, dove all'interno ho deciso di metterci dentro salviettine intime, queste qua. Io sto usando in questo momento questi del Sofidea. Le ho prese perché erano scontate, perché altrimenti utilizzerei quelle della Coppo, della Chilli. Hanno un odore buonissimo e tendo sempre a portarmele in giro, perché non si sa mai, magari devo andare nei bagni pubblici e diciamo che le preferisco alla carta igienica quando mi trovo appunto in questi bagni pubblici. Altra cosa che ho è questo pacchettino di fazzoletti. È un po' particolare perché in realtà sarebbe un portapacchetto di fazzoletti, dove c'è disegnato questo bellissimo istrice, carinissimo. Anche questo è stato un pensierino, un regalo da parte di Elisa. Sarebbe, come vi ho detto prima, un portapacchetto di fazzoletti, ed è molto comodo, tra l'altro si può riutilizzare ed è anche molto molto cute. Altra cosa qua dentro è questa scatolina in alluminio, che sarebbe un porta assorbenti, perché secondo me è, diciamo che è un po' brutto quando magari tu apri la borsa o lo zaino e hai l'assorbente in bella vista, e secondo me questa cosa è molto comoda e carina. Altra cosa qua dentro, che mi è stata sempre regalata da Elisa, è questa pochette. Questa pochette presa da H&M con i cuoricini, guardate che carini. Rosa, ovviamente, perché non so se si è capito, ma ultimamente amo il rosa. Dove all'interno ho deciso di metterci dentro salviettine per le mani, sempre regalate da Elisa. Sì, mi ha fatto un casino di regali, lo so. Sono buonissime perché sanno di fragola, un misto tra fragola e sapone di Marsiglia. È davvero molto buono, e poi il packaging è bellissimo. Poi questa è una, diciamo, una crema solare solo per il viso, della Bottega Verde, che sto usando in questo periodo perché io mi riempio di lentiggini. Grazie. Stavo dicendo, io mi riempio di lentiggini e il sole, diciamo che i primi soli mi ustiono. Non proprio mi ustiono, però divento rossa e comincio a grattarmi, quindi tendo a mettermi sempre la crema protettiva. Ho un burro cacao alla fragola della Yves Rocher. Uno sempre del Yves Rocher al Karité. Poi ho deciso di prendere anche questi qua della collezione Sien della Lidl, che è Tropical Peach. L'odore è buonissimo, sa di pesca, buonissimo. E poi ho questo qua, il classico labellino che vi ho già fatto vedere e rivedere, lo porto sempre dietro. E quindi niente, questo è quello che ho dentro la mia pochettina di H&M. Poi, altra cosa qua dentro la pochette, questa grande, la borsa, è la mia crema mani, che ormai è questa qua della Bottega Verde, al petali di vaniglia, che ultimamente non la sto tanto più usando perché la utilizzo più nel periodo invernale, dato che comunque in inverno mi si seccano molto le mani, però la tendo sempre a portarla dietro perché non si sa mai. E ultima cosa che ho all'interno della pochettina sono le mie cuffie della Sony.
Pochettina finita. Adesso vi mostro cosa c'è proprio all'interno della borsa vera e propria. Dentro la borsa mi sto portando dietro gli appunti di commerciale, al contrario, bene, gli appunti di commerciale dove, gli appunti su cui sto studiando, anzi, più che studiando sto ripassando perché per averlo studiato l'ho già studiato. Poi il quadernino nuovo che ho preso qualche giorno fa ed è sempre della marca Tintonita ed è fluo, bellissimo, comodissimo e morbidissimo e tra l'altro lo sto usando per rispondere alle classiche domande che il professore fa nell'orale, così da prepararmi anche su quelle. Poi, vabbè, essendo diritto commerciale, l'ultimo esame che mi manca da fare, mi sto portando dietro il codice civile, che è questo bellissimo mappazzone pieno di articoli. Come potete vedere, l'ho sottolineato tutto quello che diciamo lui ha fatto nella teoria, ovvero quasi tutto, e me lo sto portando dietro perché non occupa tanto, pesa un pochettino, però comunque è utile per lo studio. Poi, altra cosa che sto portando dietro, ovviamente per studiare non può mancare un astuccio, e adesso sto portando dietro questo qua dei gatti portafortuna, che non si sa mai, magari mi portano fortuna davvero. E il video, se siete interessati, del What's in My Pencil Case, ve lo metto sotto in descrizione perché l'ho fatto recentemente. Poi, altra cosa che mi sto portando dietro è il mio set, se così si può chamare, di evidenziatori della Mildliner, che sono questi tre. Li ho suddivisi non più per tipologia di evidenziatori quanto per gradazione di colore e secondo me in questo modo sono molto più belli da vedere. Poi, altra cosa che mi porto dietro, vabbè, il mio portafoglio non può mancare perché ho tutti i documenti, tutte le mie foto, tutti i soldi necessari da portarmi dietro, non si sa mai, perché non si sa mai effettivamente quando magari, non so, vai su in università, dici, ah, magari mi serve questo quaderno, mi serve questa penna, mi serve questo evidenziatore e poi esci azionista di maggioranza nella cartoleria più vicina della tua università, quindi non si sa mai. Altra cosa che ho, le chiavi di casa. Sono queste qua, ormai le conoscete tutte assieme ai portachiavi. E ultima cosa che ho, che non può mai mancare, è la bottiglia d'acqua. E sto usando questa qua che mio padre ha portato a casa dal lavoro, che è comodissima perché è lunga e sottile, è della San Benedetto e diciamo che è molto meno capiente rispetto alla classica bottiglietta perché qua ci stanno 40 centilitri d'acqua, solitamente in quelle classiche ce ne stanno 50, però è comodissima. Poi io quando vado in università tendo sempre, una volta finita, a riempirla in bagno perché l'acqua è potabile, è buonissima e fresca, quindi sinceramente non ne sento l'esigenza. Allora ragazzi, la borsa è vuota, vi ho mostrato tutto quello che c'era dentro, ovviamente non ve lo posso mostrare, ma dentro la borsa. Ovviamente non posso mostrarvelo, ma dentro la borsa c'è anche il telefono perché ovviamente me lo porto dietro, solo che come ben sapete, chi mi segue da tanto tempo, ovvero dagli inizi, sa che io registro i video col telefono, quindi se la qualità non è buona mi dispiace, però io sto usando il telefono per registrare, non ho ancora una fotocamera. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse mettete un bellissimo like qua sotto. Fatemi sapere se siete interessati a un video dei regali che ho ricevuto al mio compleanno perché ci tengo davvero tanto a mostrarveli che magari non so vi piacciono o vi possono interessare. Quindi fatemelo sapere sotto nei commenti. Vi ricordo che potete trovarmi su Instagram e il link ve lo lascio sempre sotto in descrizione. E niente, ci vediamo con un prossimo video. Ciao!